Ciao ragazzi, un saluto dal Cross. Oggi parliamo di rallycross, ovvero tecniche di guida nel mondo del rallycross. Questa è una disciplina che a me piace molto perché è un insieme di varie tecniche che vanno tutte nello stesso disciplina, tutte nello stesso sport, ovvero abbiamo una parte di guida sportiva su circuito, o meglio su asfalto, quindi una guida generalmente circuito se vogliamo, abbinata poi invece a una parte di off-road dove invece ci sono le tecniche classiche di fuoristrada e anche di gestione della vettura ovviamente con un grip su terra. Quindi una disciplina per me molto molto interessante che sicuramente permette di affinare moltissimo quella che è la sensibilità di guida su una vettura, quindi lo consiglio se qualcuno piace e ha molto diciamo alla passione dell'automobile. Sicuramente per me il rallycross è una grande grande disciplina per imparare a gestire i pesi, il bilanciamento della vettura, la frenata, l'accelerazione, che sono tutte cose che in questo tipo di disciplina sono enfatizzate, essendo i circuiti molto corti, macchine con grande potenza come queste, le vetture di Coppa del Mondo, della quale Dirt Rally ha la licenza ufficiale. Quindi abbiamo tutti i modelli di macchine del campionato del mondo e quindi sicuramente vi dico una disciplina che permette di fare molta molta sensibilità e che consiglio a tanti. Andiamo dritti su quelli che sono le tecniche di guida. Ho preso la Subaru perché è una delle mie macchine preferite, non che sia la migliore, onestamente forse è anche una delle peggiori perché è piuttosto lunga rispetto alle Mini o alle altre vetture 2019 che trovate sulla lista di vetture RX. Poi abbiamo vetture 4 ruote motrici come queste, 600 cavalli, quindi grande potenza. Abbiamo le trazioni anteriori, abbiamo altre due versioni di RX che sono macchine meno potenti, magari faremo un video dedicato. Ho preso direttamente la versione più potente, quindi le macchine diciamo da mondiale, che ovviamente hanno un tipo di guida. Se andiamo con vetture con trazione anteriore o trazione posteriore, cambiano un po' alcuni fattori. Allora andiamo un attimino prima di partire in pista su quello che è l'assetto veicolo. Ci sono alcune cose importanti che si possono fare ovviamente su questa vettura. Io non vado mai a toccare troppo l'assetto, a meno che non conosco veramente bene il circuito e sono fermo con il tempo. Quindi se dovete proprio, vedete che non ne venite fuori, volete abbassare un po' il tempo sul giro e non riuscite con la guida, sicuramente andare a lavorare su quello che è l'assetto del veicolo potrebbe aiutare. Allora, abbiamo angolo di convergenza e campanatura che prettamente serve per avere più o meno sensibilità di sterzo e sottosterzo. Quindi in caso di sottosterzi o sensibilità di guida, vi consiglierei di andare a regolare, ma con pochi gradi, quello che sono le convergenze, la campanatura. Poi altre cose sono i freni. Potenza frenante, vedete, adesso è impostato su medio, si può alzare, ovviamente abbassare. Io in questo caso su Dirt Rally non uso mai i controlli di trazione né stabilità, niente, tutto disattivato. Non so se qualcuno di voi li ha, io non riesco a usarli perché mi bloccherebbe la guida, preferisco sentire la macchina così com'è pura pura. E ovviamente questo potrebbe essere interessante intervenire perché se freniamo e andiamo tanto lunghi e non blocchiamo mai il freno, potrebbe essere necessario dargli un po' di potenza in più per dare una frenata più forte. Se invece vediamo che blocchiamo subito in staccata, le gomme si bloccano, andiamo in sottosterzo perché blocchiamo molto, in questo caso è il caso invece di abbassare. Altra cosa importante nel rallycross, vedete il freno che di sempre è più sull'anteriore, ma qui è molto molto più enfatizzato sull'anteriore. Questo serve per scaricare molto la parte posteriore e dare alla vettura un senso di spostamento del posteriore. Le curve sono molto strette, c'è bisogno di spostare i pesi veloci, c'è bisogno di roteare la macchina veloce nelle varie curve del circuito di rallycross e quindi serve caricare molto l'anteriore per tenere il posteriore libero da poter girare facilmente sui cambi di peso. Ecco, quindi di default è messo a 74, se vedete che non è abbastanza caricate di più, altrimenti si può andare sul posteriore. Però su circuiti dove ci sono molti cambi di direzione con curve strette, ovviamente è meglio avere un freno basato molto più forte sul posteriore al momento che si va a staccare. Poi alcune cose sono sul differenziale. Si può andare a regolare quelli che sono il blocco e il precaricamento. Queste sono tutte cose che vanno a lavorare generalmente su entrata in curva, uscita in curva,
sottosterzo in entrata o sottosterzo in uscita, quindi andatevi a vedere con calma, anche qui si può lavorare in qualche modo per poter regolare se vedete che avete questi feeling sul circuito, dove vi dico sempre la cosa migliore è andare al limite con il setup tra virgolette originale. Quando vedete che non ne venite più fuori, volete abbassare il tempo, allora in questo modo si va a ovviamente lavorare sull'assetto. Marce, io onestamente non ho mai quasi mai toccato le singole marce. L'unica cosa che potrebbe essere utile è la trasmissione finale, essendo i circuiti molto diversi, anche alcuni sono molto corti, alcuni hanno dei rettilinei piuttosto lunghi, andare a lavorare su quella che è la trasmissione finale. Se vedete che il rettilineo, ovviamente siete con la marcia già al massimo in pieni giri, quindi potrebbe essere utile. Ammortizzatori, qui invece altra cosa importante, nel rallycross troveremo dossi, li abbiamo anche in questa pista che ho preso, ci sono dei salti, dei dossi, quindi a volte il rimbalzo della vettura potrebbe essere o troppo morbido, quindi la macchina rimbalza e perde aderenza, oppure troppo lenta a riprendere trazione, oppure il contrario, troppo rigida, vedete che affossa, vedete che prende il colpo, non lavora bene, troppo rigida, quindi perde velocemente aderenza, o meglio, troppo sensibile al cambio di peso e quindi va un attimino ammorbidita. Ecco, anche qui si può lavorare su queste impostazioni che devo dire ne hanno messe parecchie. Poi ultima cosa sono le molle, di cui onestamente io quasi mai ho lavorato, però per esempio l'altezza da terra può essere interessante, andare a abbassare o alzare l'altezza da terra, questo va a lavorare moltissimo sulla stabilità generale della vettura, quindi il trasferimento di carico. Se abbassiamo di molto la macchina diventa molto più reattiva e riduce comunque il trasferimento, mentre aumenta moltissimo la stabilità. Questo andrebbe bene su, per esempio, un circuito di molto asfalto, quindi abbassarla diventa più rigida, più preparata. Se invece abbiamo un mix di terra, potremmo guadagnare un po' sull'asfalto, ma poi perdiamo molto sulla terra se la macchina è troppo rigida. Deve avere una certa altezza da terra per lavorare bene con le sospensioni. Quindi anche qui bisogna trovare il giusto margine e le giuste impostazioni. Ma andiamo diretti dentro in pista, alcune cose allora fondamentali. Allora, prima cosa vi dicevo, l'angolo di sterzo, ragazzi, io uso 300 e anzi ve lo dico esattamente per dirvi i gradi corretti, uso 350 gradi, ok? Questo significa che il volante girato in questa maniera qua sono a fondo corsa. Ecco, lo reputo un volante realista. Non sono grande esperto di auto di rallycross, non ho mai guidata una dal vero, però ho guidato tante macchine da Bahia nel campionato del mondo T1, macchine da Dakar. Vi posso dire che anche su una vettura come un Hilux o qualsiasi vettura da Dakar, lo sterzo diretto è così, quindi nell'off-road anche quando si effettuano manovre non bisogna girare troppo, tanto più in questo tipo di settore dove i tornanti sono rapidi bisogna essere sempre pronti, quindi reputo che 350 gradi sono una giusta angolazione per avere un buon feeling di sensibilità non troppo rigido ma neanche troppo, perché ragazzi se iniziate ad avere, ho visto qualche video ragazzi che hanno magari 1000 di angolo o 480 di angolo, ragazzi, siete a girare il volante e alla fine sì, non siamo una corriera, ma è una macchina da pista. Quindi vi direi che la guida giusta è attorno ai 350. Poi ognuno è simile, può avere 320, 380, insomma, però io vi direi su questo range qua, insomma, l'angolo deve essere chiuso, ok? Questo è un dato importante. Altra cosa, come vi dicevo, il rallycross è basato di asfalto e terra. Qui ci sono due tecniche differenti ed ecco la bravura del pilota di riuscire a guidare in entrambi le condizioni. Se vedete nel mio canale trovate alcuni video, uno è guida, tecniche di guida quattro ruote motrici su asfalto e l'altro è su terra. Ecco, se prendete gli spunti di quelle due tecniche che ho insegnato in quei video lì, onestamente vanno solo messe insieme e utilizzate in questo circuito, in questo tipo di disciplina, perché avremo entrambi le possibilità. Quindi vi direi, in fase di asfalto come adesso che partiamo, la guida è molto più precisa, nel senso che dove ovviamente andiamo a impostare la vettura entra, il cambio di direzione è molto più veloce, molto più rigido e anche molto più stabile la macchina, però gira anche tra virgolette più veloce, mentre nel momento che andiamo su terra la direzione sarà più lenta, se noi giriamo la macchina non è immediato che giri perché potrebbe slittare, potrebbe anche andare in sottosterzo, quindi ci vorrebbe, bisogna anticipare la curva e bisogna anche ovviamente seguire, far lavorare il trasferimento di peso dove la macchina ovviamente non ha lo stesso grip dell'asfalto, quindi non scarica la stessa dinamica di peso, ma la scarica in maniera più longeva perché fa scorrere la vettura, quindi bisogna ridimensionare anche un attimo gli spazi di traiettoria e cambiare l'entrata, l'anticipazione di entrata e di uscita di curva. Ecco, queste sono le cose principali. Comunque,
Vi dicevo, il freno a mano che non lo vedete, ma ce l'ho qui. Direi fondamentale anche sul rallycross il freno a mano, perché su molte situazioni vi aiuta a girare molto veloce più la vettura su strade strette. La differenza, ecco, del rallycross rispetto a pista è che in caso di errore, se arrivate un po' lunghi, arrivate un po' stretti, ecco, il freno a mano o comunque chiudere lo sterzo, questo tipo di macchine hanno talmente un cambio di peso rapido che vi permette, e tanta potenza su queste vetture da mondiale, che vi permette sempre di recuperare in condizioni anche estreme, quindi riuscite a tornare in pista, come vedete sulle gare vere, vetture che si toccano e poi tornano dentro, rientrano, sono di nuovo competitive. Ecco, questo fa parte del rallycross ed è forse lo spettacolo di questa disciplina, di vedere che una macchina che non è perché arrivi 5 metri più tardi in frenata la perdi, ma in realtà la puoi recuperare, puoi chiudere, c'è cioè bagarre, quindi questo è il bello di questa disciplina. Andiamo dritti ragazzi a un po' di guida. Qui ho preso il circuito di Lettonia, se non mi equivoco, qui c'è una S iniziale. Allora vedete, una cosa che vi consiglio è fatevi un po' di cambi di peso sull'asfalto, vedete come cambia, provate a sentire la sensibilità della macchina sull'asfalto. E poi fate la stessa cosa invece sulla terra. Qui, per esempio, che entriamo in terra, vedete? Fatevi il cambio, vedete come è molto più lento. Vedete che devo accelerare per dare il cambio di peso, ma se solo do lo sterzo non succede praticamente niente, mentre sull'asfalto dare una sterzata modifica moltissimo il rapporto di peso. Ecco, fatevi questo test per sentire voi stessi la sensibilità che avete. Altra cosa importante, la vettura nel rallycross si lascia scorrere, non è necessario essere sporchi. Chi pensa che si è sporchi nella guida del rallycross, ragazzi, è un'arte. La macchina si fa assolutamente scorrere, non c'è bisogno di girare troppo il volante, ma si gioca tutto con il cambio di peso. Vedete, qui sono col volante quasi dritto, faccio semplicemente scorrere i pesi, utilizzo freno, gas e direzione in maniera omogenea per far calibrare il peso. E semplicemente ragazzi, lasciar scorrere la vettura è veramente un'arte questa disciplina, ed è un'arte saper far scorrere la vettura. Non serve aggredirla, non serve trattarla in maniera cattiva, ma semplicemente rispettare i pesi e far scorrere. Vedete, qui faccio scorrere il peso, il volante ce l'ho dritto, e se guardate anche i tempi, tante volte si è molto più veloci lasciando la macchina scorrere piuttosto che forzarla in inserimento, insomma essere aggressivi. Ovvio che a volte è più bello esteticamente, o meglio, più spettacolo driftare, fare quant'altro, però se guardiamo poi i tempi, vogliamo essere competitivi anche nel multiplayer, la macchina più precisi, tra virgolette, siamo sulle linee, e più veloci anche cambiamo i pesi, ci mettiamo in traiettoria, più ovviamente riusciamo ad avere anche il tempo. Allora, direi che andiamo avanti un attimo con i giri. Una cosa che vi volevo dire, ecco, vi dicevo, guardate, per esempio sull'asfalto vedete il freno, se si gira frenando in curva, la macchina già di suo vedete come si sposta, quindi non serve neanche tanto il freno a mano, quindi avete due possibilità, questo per un po' l'effetto pendolo e quant'altro. Se vogliamo buttare la vettura dentro, o giriamo e freniamo e quindi buttiamo dentro il muso e scarichiamo molto il posteriore, questo proprio perché abbiamo i freni tanto sull'anteriore. Se invece non volete troppo girare, l'altra opzione ovviamente è il freno a mano, vedete? Quindi il freno a mano dà l'aiuto per far uscire il culo, come in questo caso, vedete? Se non giro troppo do il freno a mano, ma comunque mi aiuto con il freno a mano per portarlo anche qui. Guardate, do il freno a mano, vedete? Entra il muso e mi agevola. Ma se volessi usare il freno, guardate, qua lavoro solo di freno, per esempio. Adesso freno, freno, la butto dall'altra parte, la faccio scorrere. Andiamo sulla S qui. Guardate, freno, butto il peso di qua e adesso freno dalla parte opposta. Guardate come si sposta il peso, vedete? Ed esco, non ho neanche usato il freno a mano. Chi è bravo con il freno potrebbe essere più veloce a usare solo il freno e il cambio di peso. C'è chi è più bravo, per esempio, con il freno a mano, ha molta sensibilità, lo usa giusto. Ecco, il freno a mano quello che vi può dare è che vi fa perdere molta velocità se siete su asfalto, quindi se lo schiacciate troppo fa perdere molto. Se invece siete molto fini, vi può dare dei vantaggi, okay?
Altra cosa importante, volevo farvelo vedere su questa curva. Qui, per esempio, passiamo da terra a asfalto. Una cosa che generalmente faccio quando si passa su asfalto, essendo che immediatamente abbiamo un grip molto alto, in questo caso sarebbe una curva destra, tendenzialmente tengo a portare già la macchina preparata con il muso in uscita di curva. Qui, per esempio, abbiamo una curva destra e tendo a entrare già sulla terra, quindi magari vado in direzione oppure tiro un pochino il freno a mano per mettere già il posteriore già un po' di traverso per essere già pronto in uscita, perché se andassi sull'asfalto e poi giro, ovviamente il cambio di grip non permetterebbe la stessa velocità, la stessa rapidità di trasferimento di peso che ovviamente lo dà sulla terra. Quindi adesso arrivo lento, però per dirvi che per esempio qui vedete già giro la vettura per uscire. Stessa cosa per esempio qui, sono ancora su terra, vedete già preparo la vettura per uscire, per non farlo dopo, essendo che ho più grip sul, scusate, che ho più maneggevolezza sulla terra rispetto all'asfalto. Qui per esempio su questa curva vedete, se uno volesse arrivare e tira il freno a mano, ragazzi, si può, tenendo giù il gas, facendola scorrere, si può essere veloci anche con il freno a mano. Qui dipende un po' la tecnica, dipende anche il tipo di vettura. In questo caso, ragazzi, come vi dicevo, abbiamo macchine con 600 cavalli, quindi macchine molto potenti che semplicemente bisogna lasciarle fare scorrere. Qui per esempio si usa un effetto un po' pendolo, vedete, vado sulla destra per poi buttarla a sinistra e faccio scorrere la vettura. Qui vedete, come vi dicevo, butto dentro già il muso per uscire giù il gas, faccio scorrere fuori l'auto. Qui uguale dentro. Qui ho chiuso anche un po' troppo, che ho preso i birilli. E semplicemente, ragazzi, farla scorrere di gas la direzione quasi più dritta che potete, perché se girate, vedete, se girate troppo lo sterzo sinistra-destra, anche in questo caso che comunque abbiamo grande trazione perché quattro ruote motrici, siamo sempre un pochino tendenti a dover correggere perché siamo fuori. Se invece stiamo sempre con le ruote dritte, quindi lavoriamo con i pesi e spostiamo semplicemente il peso, e facciamo buttare dentro, vedete, stiamo dritti con il più dritti possibile con il volante, abbiamo sempre più trazione. Questo sia sulle quattro motrici, ma soprattutto sulle due ruote motrici, dove ovviamente se dovessimo girare non avessimo più trazione. Qui rivediamo un attimo l'effetto pendolo, vedete, qui vado un po' a destra e poi la butto dentro col freno a mano, vedete, faccio scorrere, faccio semplicemente lavorare la macchina e la lascio uscire. Qui vedete freno, ragazzi, lavoro con il freno, doso il gas per stare in traiettoria. Qui per esempio taglio un po' per andare a essere pronto su quell'altra, giù il gas in uscita. E qui per esempio si potrebbe semplicemente frenare in staccata girando, oppure un po' di colpo di freno a mano per ovviamente dare l'aiuto e farla scorrere. Questa è una curva lunga che si va a seguire e qui per esempio, ragazzi, chiudete molto perché vedete su terra anticipate la curva, qui vedete anticipate l'entrata in modo che la vettura possa scorrere, altrimenti se girate nella stessa condizione di asfalto andiamo ovviamente lunghi e quindi andiamo fuori pista, ok? Qui, come vi dicevo, l'ideale è arrivare un po' più a sinistra per entrare già con il muso. Qui stessa cosa, buttatela già dentro. Freno, vedete, cambio il peso. Un po' di freno a mano se andate larghi e fate scorrere la vettura. Okay. Qui per esempio si può usare il freno, vedete, giù il freno, giù il gas. E vi direi che questa disciplina, il bello, è che insegna veramente a essere molto sensibili con tutti i comandi. Quindi ci deve essere una omogeneità tra freno a mano, pedali e direzione. Il principale input di spostamento del peso, ragazzi, è gas e freno. Quindi vi direi la macchina si guida con le gambe, con i piedi, perché sono il gas, guardate, freno, la potrei, vedete, far girare senza fare grandi cose. Lo sterzo è quello che vi permette di correggere, quindi se la vettura esce troppo in sovrasterzo o va troppo in sottosterzo vi permette un pochino di correggere, quindi vi direi che lo sterzo è il correttore e poi avete l'emergenza o avete quello che chiamerei il salvatore, il freno a mano, nel senso che vi permette in alcune condizioni vedete di entrare e magari su certe curve strette, se volete per esempio entrare, vedete qui vi dà un grosso aiuto in entrata. Quindi queste diciamo sono un po' le tecniche e le regole base. Poi tanto tanto allenamento, ragazzi, fare sensibilità, ognuno ha il suo setup, quindi dovete fare la vostra sensibilità con i vostri comandi. Mi auguro che questa guida possa essere stata utile per voi. Vediamo di rivedere un attimo rapidamente
il replay se riusciamo, magari per vedere dall'esterno. Mandiamo un pochino avanti, vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo, ragazzi. Il volante mi si è bloccato nella posizione. Allora, ve lo mando un po' avanti in modo da poter rivedere. Questo era l'inizio della spiegazione. Allora, vediamo più che altro gli ultimi giri, potrebbe essere interessante. Vediamo di metterlo in velocità reale. Questa, per esempio, è la curva pendolo. Telecamera che sarebbe da spostare per vederla lateralmente. È tutto un gioco, ragazzi, di spostamento di pesi, quindi con i pedali, gas e freno, gestire. Poi questa è una macchina con grande potenza, quindi veramente si fa tutto con il gas e con il freno per portarla dentro. Un pochino di aiuto con il freno a mano nelle condizioni più critiche, e sullo sterrato, ricordatevi, diventano di nuovo le tecniche di off-road, quindi anticipo dell'entrata, anticipo sull'ingresso in curva. E poi utilizzare sempre l'acceleratore e la direzione per correggere la traiettoria e mettersi ovviamente sul giusto punto di corda, e per ovviamente uscire ed essere veloci per prepararsi poi al punto successivo. Quindi vi direi, ragazzi, che con questo video terminiamo. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, scrivetemelo pure nei commenti. Ci vediamo ai prossimi episodi, sempre con il Motorsport, il Sim Racing. Ciao, ragazzi.